Come mai l'opposizione all'archiviazione dell'indagine sulla morte di Mahne Fadil? Beh, noi vogliamo giustizia e peraltro le conclusioni della Procura non ci soddisfano perché dicono che la diagnosi era sbagliata, fatta in ospedale, però la tempestività rendeva inutile le cure. Noi abbiamo dimostrato attraverso una consulenza tecnica del dottor Casale che abbiamo depositato che in realtà se fosse stata tempestiva la diagnosi dell'evento che poi ha cagionato la morte della povera Imane, le cure sarebbero state efficaci, l'80% dei casi di cure attivate in tempi utili salvano le persone, soprattutto giovani. E noi crediamo che ci siano tutti i presupposti perché le indagini proseguono e venga accertata una, a nostro avviso, problematica rispetto alle cure fatte. Ma i familiari pensano che sia stata uccisa? Ma i familiari non pensano niente, hanno preso atto che le indagini fatte da questo punto di vista hanno escluso una responsabilità omicidiaria volontaria. Sono interessati a capire perché una ragazza di 26 anni è morta senza che nessuno facesse, o quantomeno non fosse stato possibile salvarla. Questo è il tema. Loro vogliono verità, accertare perché è morta e non è stata salvata. Questo è il loro tema a questo punto. Prematuro archiviare l'indagine, quindi? Assolutamente, non avremmo fatto l'opposizione se non fossimo stati di questa idea. Peraltro la nostra consulenza dimostra che si può continuare l'indagine, quantomeno per fare una perizia che accerti se era possibile diagnosticare prima la causa che poi ha portato alla morte della povera Imane Fadil.